Eccoci arrivati in diretta. Ciao Lunes, ciao a tutti, ciao a tutte. Ok. Oh, qua si sta molto bene. Allora, oggi in diretta parliamo di quanto vi conoscete. Quanto conosci di te stessa? Questa è la domanda di oggi, ok? Quindi quanto conosci di te stessa? Questa è la domanda di oggi. Ed è importante che uno se la ponga per darsi anche una risposta, nel senso che quello che ti porta a non essere soddisfatta della tua vita o comunque a non essere pienamente felice, poi ognuno ha la sua parola grata, contenta, sorridente della tua vita, entusiasta, metteteci la parola che volete voi. È il fatto che ti senti che ti manca qualcosa. Quello che ti manca è, non sai che cos'è. Ecco, l'idea è capire cosa ti manca, capire che cos'è quella cosa che non conosci di te e che conoscerla ti aiuterebbe ad avere appunto più chiarezza dentro di te, più serenità, è quello il fatto, no? Quello che ci porta a non star tanto bene con noi stessi. Delle volte ad avere questa cosa di dire no, non va bene nulla, no, non va, è il fatto di non sapere che cos'altro dobbiamo fare, cioè cos'è che ci manca. Eppure abbiamo passato, cioè ormai magari abbiamo 30, 40, 50 anni, abbiamo fatto un sacco di cose, eppure no, ci manca qualcosina. Ecco, l'idea è che quel qualcosina bisogna capire che cos'è, cioè nel senso che noi miglioriamo nella nostra vita quando capiamo cos'è quella cosa che non sappiamo ancora fare, che ci manca, che non abbiamo ancora provato, e da mancanza trasformarla in obiettivo. Quindi la domanda che vi pongo è: quanto vi conoscete? Secondo voi, quanto vi conoscete? Quanto avete fatto esperienza nella vostra vita per capire e riuscirvi a conoscere, a riconoscere anche nella vita di tutti i giorni? Cioè, quando siete con voi stesse, anche fuori nella vita, voi riuscite a capire subito che cosa sta andando bene, che cosa non sta andando bene, quindi subito cambiare strada per rimediare il prima possibile? Perché quello che fa la differenza tra chi riesce, diciamo, a cavarsela prima degli altri è riconoscere che cosa manca, ok? Capire che cosa stai sbagliando, ok? Ciao Lunes! Oddio, scusate, vi ho girato verso il muro. Ciao Lunes! Ma come state? Ho visto che dopo la diretta di ieri sulla live delle come svegliarsi alle 5, abbiamo avuto una Lunes che si è svegliata alle 5 e mezza oggi, quindi complimenti che fate vostro quello che appunto io vi racconto di me qua su Facebook. Quindi l'idea è capire quanto vi conoscete, cioè quanto conoscete di voi, ok? Esempio, Rosanna, io no. Quanto vi conoscete? Date un voto da 1 a 10, ok? Quanto vi date alla conoscenza che avete di voi? Quindi per conoscervi dovete aver dedicato anche del tempo ad ascoltarvi nella vostra vita, non solo a fare, aver fatto non significa che tu però sei consapevole di quanto hai fatto nella tua vita, Ciao Elisa, ciao a tutte, ciao Leonesse, come state? E quindi la domanda di oggi è proprio capire quanto ti conosci. È come dire cultura generale, no? Cioè quando tipo vai all'università e dicono c'è la domanda di cultura generale, ok? Ecco, in questo caso la domanda di cultura generale è cultura personale. Quindi è quanto ti conosci. Io penso che alla base, ok, di qualsiasi esperienza di vita che noi facciamo dobbiamo conoscerci. Perché? Perché conoscerci significa sapere non solo quanto siamo capaci, quanto possiamo effettivamente fare, quindi le nostre potenzialità, ma possiamo anche conoscere i nostri limiti, cioè nel senso quante volte ti succede di vedere quella persona che dici ma non sta un po' esagerando, ok? Tu conosci il tuo limite riguardo a quelle esperienze, quindi dici sta esagerando, quella persona non lo conosce. Non ne è consapevole e quindi esagera. È come quelle persone che hanno sempre fame, no? di fare sempre di più, strafare. È positivo perché uno dice
non mi pongo limiti, no, vado sempre oltre, buonissimo, perché comunque è la mentalità di chiunque vuole crescere, ok? Però è importante capire che ad un certo punto c'è anche un limite, che magari ti dici a un certo punto non riesci più a crescere, sente, no? Tu arrivi a un certo massimo e dici, ma io voglio ancora crescere, non ce la fai, e lì inizia a sentirti insoddisfatto, inizia a pensare chissà che cosa, inizia a pensare ai negativi come se tu fossi arrivato realmente al tuo limite. Magari in realtà è semplicemente una questione di tempo, o magari perché è una questione che forse hai raggiunto il tuo massimo ed è ora di cambiare genere, settore. Però è importante conoscersi in qualsiasi ambito, anche perché conoscere i propri limiti ci fa anche sentire soddisfatti di quello che otteniamo nella vita. È come quelli che dicono, no, ho preso 27 all'esame, no, però io volevo il 30 e lode, continuano a non accettare il voto, a ripeterlo e a non prendere quel 30 e lode, perché vogliono la media perfetta. L'idea è capire che non sempre va come tu vuoi, e delle volte è importante capire che se hai preso quel voto e non riesci a prendere 30 e lode in quel cazzarola di esame, buona, non è che vuol dire che tu non sei una persona 30 e lode, vuol dire che in quell'esame il tuo limite è quello oggi. Tra un anno probabilmente riuscirai a prendere 30 lode, ma è una questione di tempo. Quindi è una cosa che dobbiamo metterci anche a capire, che oggi siamo una persona, ma tra un anno cambieremo, quindi noi possiamo cambiare, raggiungere nuovi obiettivi, crescere, però dobbiamo capire che serve anche il tempo delle volte, no? È come pensare, come con tutti, quando diciamo, col senno di poi oggi farei diverso, e infatti oggi probabilmente ce la faresti anche a raggiungere obiettivi che anni fa hai dato per scontato che non ce l'avresti fatta. Ecco, vuol dire che oggi sei la persona giusta che può ottenere quei risultati, vuol dire che c'era bisogno di tempo, vuol dire che c'era bisogno che tu crescessi anche da un punto di vista forse di autostima, fiducia in te, perché molto spesso è quello che ci blocca, eh? Quindi conoscenza di sé anche da questo punto di vista, quanto tu credi in te stessa, perché tu non puoi credere in te stessa se non ti conosci, se tu non conosci quanto puoi essere capace, se tu non conosci quante potenzialità hai, se tu non conosci quanto puoi realmente dare ad un'attività, ad un'esperienza, quanto tu puoi ottenere, se tu non conosci questo non puoi credere in te stessa. Quindi se tu non ti conosci non puoi credere nel fatto che tu possa raggiungere quegli obiettivi, realizzarti in quel settore, ottenere determinati risultati. Quindi conoscersi vuol dire credere nel fatto di poter ottenere quel risultato. Se tu non ti conosci avrai sempre l'alibi di dire ma tanto sapevo che non ce l'avrei fatta, ma tanto sapevo che non è fatto per me, ma tanto era difficile, ma ti pare che ce l'avrei fatta, cioè ci vanno i geni, oppure bisogna essere iperbelli, bisogna essere raccomandati, no? Quante ce ne raccontiamo per praticamente dire semplicemente non ci credevo, tanto non ci credevo prima, perché non è una novità il fatto di avercela fatta, non ci credevo neanche prima di aver fatto questa esperienza, quindi è tutta una cosa che ammettere a se stessi che non ci conosciamo ti fa anche capire, rendere consapevole il fatto del perché non sei riuscita ad ottenere determinati risultati nella tua vita. Perché se tu non ti conosci non puoi credere in te stessa. Non puoi credere in te stessa. Cioè se tu non conosci, ad esempio, faccio un esempio sul mio caso, così potete adattarlo. Ovviamente io parlo, per esempio, da punto di vista sportivo, quando ero un atleta. Io conoscevo, ok, quali erano i miei attacchi più forti, come fare punto, quali erano, diciamo, le strategie migliori, quali erano i punti deboli della squadra avversaria, ma sapevo anche i miei punti deboli, quindi su quali stavo attenta. Cercavo appunto di dare, sapevo i miei punti di forza, sui quali sapevo che puntando su quelli avrei potuto vincere. Quindi nel momento in cui tu conosci i tuoi punti di forza, tu credi nel fatto di poter vincere quella partita, ok? Quindi se tu non credi nel fatto che tu possa fare un attacco e fare punto, fare tre ace di fila, riuscire a portare a casa una partita intera, un campionato e vincere la coppa, tu questa cosa non potrai mai raggiungerli, mai nella tua vita. Quindi bisogna pensare un po' a sé e ascoltarsi un pochino. Ad esempio, fare ordine ti insegna proprio questo, ad ascoltarti e a prenderti cura di te. Prenderti cura di te proprio dentro, perché una persona che è trascurata in casa, quindi che è disordinata, è una persona che si è trascurata in primis dentro, perché tutti quei macini, quelle parole non dette, tutti quei sogni accumulati, quella tristezza, quell'essere amareggiati in continuazione per quella cosa che ma sì, potevo farla, no? Com'è andata? Potrebbe? Queste
questi pensieri che sono tutti soltanto dei potenzianti. Questi aspetti, questa trascuratezza che tu hai, che ti porti dietro, ovviamente, si può andare a risolvere. Come? Iniziando a capire quali sono i tuoi punti di forza, a credere un po' in te stessa. Cioè il fatto che tu non creda di poter fare ordine in modo duraturo nella tua casa è perché tu non conosci le tue potenzialità. Tu non hai fiducia in te, tu non ti conosci. Perché se solo tu conoscessi, se solo ti ricordassi quante sfide nella tua vita hai superato, tu non mi puoi dire, porco cane, che non riesci a riordinare una casa. Che io mi offendo, eh? Io mi offendo, sai perché? Perché io so che tu nella vita ne hai superate di peggiori, cazzarola. Quindi io, quando mi dite sta roba, cioè, mai mi dispiaccio, ma perché dico, ma com'è possibile? Perché io so che tutte siete leonesse dentro, che ce l'avete la forza, perché quando volete la tirate fuori. Il punto è, perché tirarla fuori solo quando va di schifo? Ok? Voi dovreste avere questa forza, questo ruggito, deve essere fuori ogni giorno nella vostra vita, ogni cavolo di giorno. Non potete dirmi che non riusci, non è impossibile fare ordine nella mia casa. Come se non ci fossero sfide più grandi nella vita delle persone. Cioè, capite che quello che voi non riuscite a fare è raggiungere e realizzare i vostri sogni, realizzare i vostri obiettivi? Cioè, fare ordine è un mezzo grazie al quale voi finalmente vi ricordate di che pasta siete fatti. Cioè, se voi riuscite a realizzare un obiettivo che vi è sembrato impossibile per la vita, eppure ne avete realizzati di, cioè, di ogni, cioè, raga, adesso non raccontatemi che avete fatto niente nella vostra vita, perché io non ci credo. Perché siete voi che non ve lo ricordate, siete voi che ve lo siete dimenticato e volete dimenticarvelo. Perché se ve lo ricordaste, adesso muovereste il popò e iniziereste a fare quello che non avete fatto negli ultimi 5 anni. Sì, puoi chiudere. È questo il fatto. È quando uno dice, no, non mi sono laureata. Poi c'è un giorno ti svegli e dici, perché magari qualcuno ti ha detto, sono un'ignorantona, così non vai da nessuna parte. Dici, ma sai che ti dico? Io ne ho superate di peggiori, mi metto a studiare, mi laureo a 44 anni e lo fai, con due figli, una famiglia a mantenere, un lavoro full time, di figli da portare a catechismo, da portare a scuola, prescuola, post-scuola, pallavolo, sport. E questa si chiama mamma, ok? Quindi è un esempio in famiglia, io ce l'ho ben chiaro. Quindi so che anche voi le avete fatte ste robe. Quando uno cioè, si conosce, sa che ce la può fare perché l'ha già fatto, cacchiarola, ma sei un treno! Ecco perché le leonesse hanno tutta sta grinta dentro, capperino. Vabbè, in primis perché sicuramente, mi state ascoltando, quindi potete capire. Alla fine hanno una buona influenza. Questo è importante, eh? L'influenza, le persone che avete attorno, le persone che frequentate devono essere leonesse quanto voi, perché in questo modo voi prenderete energia da loro e quando tornerete a casa, ambiente ordinato, quindi un ambiente potenziante energetico, riuscirete veramente ad andare ancora di più, a stare ancora di più al massimo veramente e dire, cavolo, sì, ci crede lei, cavolo, mi dice che ce la posso fare, sì, crede in me. Cavolo, tu confermi a te stessa che tu ci credi, quindi vai avanti. Ma se tu continui a frequentare le solite persone che a parte di parlare di gossip, uomini e donne, ma ancora state seguendo uomini e donne, io adesso sono a Lisbona, ma comunque con online si potrebbe seguire, ma io non guardo neanche più tutta sta merda, ok? Ma perché? Ma perché io davvero le guardo e dico, queste qua, cioè... Non, dei vedi, sono persone che non credono neanche in se stesse. E chi guarda questi programmi, a parte o si vuole fare una risata perché ha pensieri che vuole togliersi dalla testa, ma sono programmi inutili, sono programmi che non snaturano, però praticamente non, cioè, ti portano a pensare... a non pensare bene di te, ma anche la situazione che si creano, i litigi, tutto quello che viene affrontato in questi programmi in televisione, non aiuta, non ti aiuta. Cioè, ma solo il fatto che tu davanti a questi programmi ti metti a mangiare solo, cioè, ma anche mangiare patatine, cose, magari sei anche a dieta, cioè, è tutta una questione proprio che ti porta effettivamente a non star tanto bene. Quindi sono programmi anche, la televisione, che non ti aiutano, cioè se tu vuoi veramente cambiare, devi fare cose che non fanno gli altri, e gli altri non riordinano, gli altri
Gli altri non riordinano, gli altri stanno sempre tutto il giorno online e a guardarsi i programmi inutili, quindi tu non devi farlo. Gli altri non credono in se stessi, quindi tu devi credere in te stessa. Gli altri non si conoscono, quindi tu devi iniziare a conoscerti. Gli altri frequentano gente che si lamenta tutto il giorno, quindi dovreste cambiare completamente amicizia quando avete gli obiettivi che volete raggiungere, ma anche essere una brava madre, essere una madre più sorridente, o lavorare meglio, non lo so, qualsiasi aspetto che voi volete raggiungere la vostra vita, anche essere in forma, volervi bene, rispettarvi, di imparare a dire no, mettervi al primo posto. Potremmo fare una lista di cose che sono un'infinità, ok? Cioè, l'idea è capire che se tu non credi in te stessa, non ce la farai mai. Quindi, se tu frequenti gente del genere, purtroppo tira fuori il peggio di te, quindi questi lati deboli, questi lati che subito ti abbatti, queste cose che subito cedi, non va bene, e ve lo dice una che adesso io non vedo persone da mesi, e io sono una persona molto socievole, molto amo stare in compagnia, io ho sempre amato lo sport per questo, cioè a me piace lo sport, non mi piace la palestra, per farvi capire, proprio perché lo sport mi è sempre piaciuto perché si sta in compagnia, ok? A me questo mi rende felice, si vede anche, no? Quando sorrido, come quando agli onesti spiego che qualcosa ti piace, inizia a sorridere, ok? È naturale, l'immagine ti fa sorridere, quindi è una cosa che ti fa bene. Io sempre a me la palestra non piace, l'idea del tapirulan mi annoia, mi rompo proprio, cioè non ce la faccio. Quindi l'idea è che tu devi proprio capire, devi capire chi sei, quindi che cosa ti fa piacere fare, chi ti piace, cosa ti piace di te, cosa ti piace fare emergere di te, perché nel momento in cui tu capisci che cosa ami di te, ti conosci, ti devi conoscere un pelo, perché basta che tu conosci la base di chi sei, e da lì puoi costruire un castello, puoi costruire un tempio, scegli tu cosa vuoi costruire, una chiesa, vuoi costruire un cocktail bar, vuoi costruire un ristorante, vuoi costruire una giostra, costruisci quello che vuoi, vuoi costruire una casa stupenda, vuoi costruire quello che vuoi, l'idea, una palestra, perché ti piace fare yoga, fai quello che vuoi, puoi costruire quello che vuoi, però tu devi avere le basi, perché se non c'hai le basi, crolla tutto ogni volta e devi sempre ricominciare da capo. Quindi fare ordine vuol dire finalmente avere chiaro dentro di te chi cavolo sei, ma anche cosa non vuoi più essere. E l'ambiente attorno a te deve parlare di chi sei, deve dirlo proprio ad alta voce, tu entri in casa tua, cioè devi vedere che ogni oggetto parla di te, di qualcosa che per te è importante, del tuo passato, ma in modo proprio da insegnante, quindi tu dici, cavolo, però io ho fatto quello, come quelli che sono stati magari, hanno magari vinto delle medaglie e le nascondono, che cacchio nascondi una medaglia, cioè è come se pensano a me perché così, poi quando vengono gli ospiti pensano che me la voglio tirare, ma che cazzo te la devi tirare? Te la devi tirare con te stessa, che te ne frega degli altri? Se quella medaglia ti serve a far capire che tu hai già vinto nella tua vita, allora ti fa capire che tu devi vincere ancora e che sei una vincente. Non hai vinto la medaglia, ti sei laureata una volta, hai studiato, hai preso un voto importante, ti sei sposata, hai avuto, non lo so, qualche gioia nella tua vita, ce l'hai avuta sta gioia? Bene, questa gioia deve proprio essere davanti a te ogni giorno e capire che quello cosa, se già potenzialmente l'hai già vissuta, tu sei destinata a poterla rivivere, ma sei tu che scegli se viverla o non viverla. Quindi prendi la strada A o prendi la strada B? Se prendi la strada A potrai rivivere quelle gioie ancora, se tu però credi nel fatto di poterla vivere, quindi dici ok, mi indirizzo in quella. Se tu dici tanto no, non sfacelo, la mia vita è così, ti pare, ogni volta torno indietro, ci provo e poi mollo, ma sai perché molli? Sai perché non va bene? Perché non va bene? Perché tu non credi in te stessa. E ogni volta non ci hai mai creduto, ecco perché è sempre fallito. Quella volta in cui tu ce l'hai fatta non è stata una botta di culo, non te la raccontare così, perché non ti puoi raccontare che è stata una botta di culo quando ce l'hai fatta. Perché tu in realtà ci credevi, non lo dicevi, ma ci credevi sotto, e basta che tu ci credi un pelo così, che tu raggiungi gli obiettivi, non serve dirlo agli altri, è come quella frase che dicono, se tu fai del bene non hai bisogno di raccontarlo, perché sono azioni pratiche, se lo fai si vede. Se tu lo fai, si vede, non hai bisogno di dirlo, di raccontarlo, ok? Scusatemi, leggo un po'. Quindi, quando noi siamo in un ambiente disordinato, cosa vuol dire? Che noi stiamo facendo emergere non il meglio di noi, quindi il peggio, quindi trascuratezza,
quindi confusione, quindi facciamo emergere i problemi, i pensieri, crisi, quindi siamo appunto confusione, crisi, qualcosa che non va, subbuglio, pensieri, cattive abitudini, cioè tutto quello che noi proviamo, emozioni contrastanti, pensieri che cozzano, una mente piena, siamo di fretta, ho un capello in bocca, siamo di fretta, una vita stressante, ansiosa, queste si trasforma tutto in abitudini, pratiche, azioni. Queste azioni si riversano nell'ambiente in cui viviamo, perché la nostra casa dice esattamente chi siamo, quindi ci dice se abbiamo una vita frenetica. Quando tu entri in una casa capisci che stile di vita hanno queste persone, se apri la dispensa e tu vedi che cibo mangiano, capisci se sono carnivori o vegetariani, ok? Se tu entri nel guardaroba di una persona, vedi che ha 10.000 cappotti, ha solo vestiti lunghi, capisci che questa non ha la tuta, vuol dire che questa non le piace lo sport, cioè è per farvi capire, ok? Quindi nel momento in cui tu vedi la casa, capisci lo stile di vita che ha questa persona. Però il fatto che sia una casa piena di cose, trascurata, che non c'è spazio per se stessi, ti fa capire che se non c'è spazio per te in casa tua, vuol dire che tu sei in un momento in cui si senti soffocata, vuol dire che tu ti stai facendo mettere i piedi in testa dal mondo, in casa tua dalle tue cose, che sono oggetti inanimati. Immagina oggetti animati che si chiamano persone. Ti schiacciano. Ti schiacciano. Infatti siete non riuscite a dire no, non riuscite a mettervi al primo posto, avete timore, perché non credete in voi stesse, perché non vi conoscete. Se voi fate ordine, grazie, praticamente uno dice ma come faccio a conoscere me stessa? Cos'è, mi metto a fare l'agendina, il diario giornaliero, che proprio non me lo rileggo più perché poi me lo dovrei leggere tutti i giorni, ma come faccio a leggermi poi un diario intero tutti i giorni? Devi avere tempo, perfetto. Visto che noi ne abbiamo poco il tempo perché siamo donne, abbiamo una vita frenetica, giusto? Tutte voi avete una donna, avete una vita frenetica, poco tempo. L'idea è che non possiamo passare un anno a scrivere, ok? Come passare un anno a leggere, ok? L'idea è fare una cosa, iniziarla e concluderla e farla bene. Però non deve essere una cosa troppo facile, perché se è troppo facile, poi dici, ma era facile. Deve essere una cosa che ti mette alla prova. Quindi fare ordine è il giusto, è un mezzo pratico, grazie al quale, con gli oggetti che tu hai comprato, che tu hai scelto di avere in casa, che tu hai messo in casa tua, che tu hai usato, non hai usato, che hai ereditato, che hai portato in casa tua da una casa all'altra in 10.000 traslochi, hai scelto di portarteli comunque dietro, di averle in casa tua, non le hai mai tolte, hai detto ti butto, ti lascio, ti regalo, ti dono, ti do, non l'hai mai fatto. E vuol dire che tu hai sempre scelto che per te erano importanti quelle cose, anche se non sapevi perché. Ok? L'idea è praticamente, grazie agli oggetti che hai in casa, capire che cosa dicono di te. Nel momento in cui tu capisci il perché di ogni cosa che hai in casa, ogni cosa che hai in casa, e il perché di ogni cosa, allora tu riesci a capire chi sei stata, chi sei oggi e chi vuoi essere. Perché ci sono oggetti che parlano di te al passato, oggetti che parlano di te al presente e oggetti che parlano di te al futuro. Perché tu li hai presi? Perché un giorno potrebbe servirmi. Perché tu un giorno avresti sperato che quella forma fisica l'avresti raggiunta. Ci siamo? Ok. Parlano di te al passato. Magari eri una pittrice e ora non dipingi più, eri una fotografa e ora non fotografi più. Ce le hai quelle cose, parlano di te il passato. Presente, oggi magari fai un lavoro da impiegata e magari c'hai tutti sti vestiti, non so, sei obbligata a vestirti in giacca tailleur, te fa schifo, tutti grigi magari, ok? Parlano di te il presente, il tuo lavoro attuale, non ti piacciono però sono quello, parlano di te, ok? Quindi le cose non sono cose, valgono, sono molto di più, ok? Quindi quando noi parliamo di ordine, parliamo di casa, parliamo di stile di vita, di qualità di vita, parliamo di conoscenza di sé. Perché? Perché niente a caso. C'è un libro, una leonessa ha condiviso un libro sul gruppo mentre stava facendo la cernita dei libri, che se non erro si intitolava Nulla succede per caso, una cosa del genere. Se è in diretta scrivimi come qual è il titolo, come lo ricordo. Niente succede per caso, nulla accade per caso, una cosa del genere. Perché nulla accade per caso, perché tutto segue qualcosa che te, cioè c'è una frequenza che tu emani che attiri determinate frequenze, vai su alcune frequenze e non vai su altre. Cioè è come pensare che se a te piace mangiare i sushi, tu andrai a mangiare il sushi, mica ti vai a mangiare, cioè, non so, non è che ti vai a mangiare il falafel dal kebab bar, cioè per far capire.
Ok, se ti piace quello, tu vai lì, se tu sei in giro, guardi e trovi il sushi, non guardi il falafel del kebabaro, cioè per farvi capire. Quindi è tutta una questione di, anche se tu non sei conscia di tutte le cose che a te piacciono, di tutto ciò che per te è importante e non sai perché fai determinate scelte anche istintive, l'idea è prendere consapevolezza. Perché se tu capisci e conosci il perché di determinate scelte che tu fai, hai fatto e vorresti fare, capisci finalmente chi sei. Perché se no tu non capirai mai che strada stai prendendo, dove cacchio stai andando. Cioè uno dice, ma sì lo faccio, poi tanto, come quelli che dicono, ma sì faccio l'università da 50.000 euro, perché mi dicono che poi queste aziende mi piazzano e avrò il posto fisso. Bene! Ok? Quindi è come questo, no? Tipo, cioè, di fatto tu non hai idea del tuo futuro, non ce l'hai. Ti dicono che tu poi avrai questa possibilità di fare un contratto che non sai nemmeno quanto dura, non sai nemmeno quando accadrà, non sai nemmeno dove, non sai nemmeno con chi, non sai nulla, nemmeno se sei in Italia, non sai se sei all'estero, non sai nulla, però ti pensi, cioè, loro ti dicono un posto fisso, così, e tu dici, va bene, 50.000 euro, cavolo, sì, se poi ho un lavoro fisso, non sai nemmeno in che ambiente sarai, non sai nemmeno che vita dovrai fare, in che città, se dovrai trasferirti, non sai niente. Ma tu pensi che sarà vicino a casa con le persone di paese e che ti darà lo stipendio della vita e che sarà subito appena esci dall'università, no? Perché tu pensi gli ideali, perfetto. Infatti poi vediamo quanti persone ideali dopo l'università a 50.000 euro lavorano, ok? Quindi questo è per far capire che se tu fai le cose ma non sai il perché, non sai dove stai andando, a un certo punto prendi una craniata. Quindi se tu invece ti conosci e quindi tu dici ok, io faccio questa scelta perché? Perché io prendo questa università da 50.000 euro e col fatto che mi danno il posto fisso a fine dei 4 anni? Perché è un'università che a me piace, allora già ci escono fuori dei valori diversi. Ok? Cioè tu non lo fai per un fine che si parla di un futuro, è come chi fa ordine per fare ordine, è un fine, è un sbagliato, tu devi fare ordine perché è un mezzo grazie al quale tu otterrai qualcosa di più nella tua vita. Quindi tu scegli di fare l'università da 50.000 euro non perché avrai il posto fisso, perché quello non te lo può dire nessuno, e tu devi scegliere l'università perché ti piace studiare quella materia che cavolo, tu vai a studiare, non vai per avere un lavoro. Se no vai alla collocazione, lavori, come cacchio si chiama, agenzia del lavoro. Ok, vai all'agenzia del lavoro, non vai all'università. L'università studi, poi ti aggiungono questo step. Ma loro non ti possono dire, perché se c'è pieno così, dove ti mettono? Vai a fare la donna delle pulizie, al massimo. Se tu proprio dici, vuoi andare in quell'azienda, me l'avete promesso, ok? E poi succede così, Cioè, ma tu vai per studiare. Tu devi capire che lo scopo, cioè il tuo... ciò che ti può rendere felice non può essere il fine, lo scopo, perché sennò non ti godi nemmeno quello che fai. Lo fai come un dovere. E se lo fai come un dovere, a un certo punto molli, 50.000 euro li hai spesi e manco ce l'avrai per quel lavoro, perché tu hai mollato prima. Perché non c'è una motivazione forte sotto, la ragione forte che ti fa battere il cuore, per il quale tu dici questi 50.000 euro, non solo magari li ha pagati anche i genitori, o magari, non lo so, hai lavorato per una vita, non si sa, ognuno c'ha la sua storia. Tu dici... io devo svaccare, cioè devo uscire con il massimo dei voti, perché io quel posto lo devo avere per forza. Ok, allora è già diverso che tu studi perché vuoi essere il migliore, perché vuoi essere una persona che conosce quello che studia, perché lo ami, perché per te è importante. Allora sì, cacchio, sì che lo finisci con l'università e avrai pure il lavoro, cioè. Però non puoi pensare che se fai l'università, l'italiano medio, tu avrai la stessa cosa che avrà il primo, perché hai pagato 50.000 euro. Una cagata. Quindi noi crediamo a queste cose, ma se noi invece iniziassimo a credere a noi, in noi stessi, posso credere agli altri, a quello che ti raccontano, iniziamo a credere in noi, iniziamo a credere in noi, caspita, loro ti dicono credi in me, ok? Perché è facile dire credi in me, perché tu non sai credere neanche in te stesso, ma se tu inizi a credere in te stesso, tu capisci? Che puoi anche studiare da solo senza spendere 50.000 euro, diventare un punto di riferimento senza studiare in università, perché lo studio basta comprarsi i libri e studiare tutti i giorni se ti piace studiare, ok? Quindi se tu lo fai per studiare è un conto, se lo fai perché vuoi ottenere altro è un altro. Quindi è per capire che se tu credi in te, tu le trovi le soluzioni, vantaggiose per te, quindi vuol dire che non ti indebiti la vita. Che scelta del cavolo è indebitarsi? È un debito cattivo, non è manco un debito buono che dici investo.
No, non è che tu dici investo 50.000 nell'università, ogni esame che do mi danno l'1% dei guadagni dell'anno, cioè per dire, no, magari fosse una roba finanziaria, a quel punto sarebbe anche figo studiare e prendere 30 lode, cioè per dire, ma non la fanno questa cosa, però sarebbe anche intelligente. Tu dici, vabbè, guadagni l'1%, il 10% secondo il voto che prendi. Cacchio, va bene, figo, vedi che la gente studia molto meglio a quel punto, però visto che questa cosa non c'è... È un debito cattivo, cioè nel senso che tu spendi dei soldi con la speranza che un giorno li potrai riguadagnare. Speranza, speranza, la speranza è l'ultima a morire, sì, ma la speranza infatti muore dopo di te, questo è il fatto, per questo c'è sto detto che la speranza è l'ultima a morire, perché muore dopo di te, capito? Quindi l'idea è che se noi non crediamo in noi, anche se gli altri ci dicono potrei ottenere questo, questo e questo, non ce la farei mai, ok? Quindi, ad esempio, il percorso Scelgo Me si basa sul dire tu durante il percorso prenderai consapevolezza di chi sei, man mano che vai avanti, passo dopo passo, avrai dei risultati, quei risultati ti aiuteranno a credere in te stessa, a capire che tu l'hai già fatto e hai ottenuto un piccolo risultato, quindi quello che stai facendo è corretto, quindi quello che stai facendo ti fa star bene, perché tu lo vivi, dici mi piace, quindi continuo. Continuo perché ho dei risultati, so che se vado avanti otterrò quel risultato, ottenuto il risultato dici ce l'ho fatta, ma tu ci credevi all'inizio, perché le oneste quando accedono all'inizio dicono ah, sarà impossibile, ok, però se accedi è perché tu vuoi cambiare, quindi in realtà lo vuoi, nel momento in cui uno ti dice come devi procedere tu inizi a crederci, quando vedi le altre le oneste prima di te che l'hanno già fatto dici ok, poi vedi donne di qualsiasi genere, quindi tu dici tutte le scuse che potresti raccontarti non sono valide nel percorso Scelgo Me, perché abbiamo le oneste di ogni genere, mamme, non mamme, figli, non figli, sposate, non sposate, con marito, senza marito, vedove, tutte, in salute, non in salute, tutte ce l'abbiamo, ok? Perché? Perché Scelgo Me non fa differenze di genere o cose, cioè nel senso è tu... Hai una casa, ti basta avere una casa, anche un monolocale, ok? Uno spazio da riordinare, essere disordinata, avere delle cattive abitudini e soprattutto capire che il disordine e l'ambiente in cui vi ti sta ostacolando. Cioè capire che sta casa tutta un caos, ogni volta che devi trovare le cose non le trovi, non ti vesti sempre questi soliti vestiti sulla seconda guardaroba che sulla sedia, il fatto che è una dieta che è... No, schifo, perché ogni volta a dispensa, cioè non c'è mai voglia, c'è poco tempo, perché perdi tempo dietro le cose, questa roba, quindi poi non ti prendi cura di te, quindi mangi male, quindi se mangi male sei un umore cattivo, ma se un umore cattivo mandi a fanculo la gente, quindi litighi con tuo marito, siediti con tuo marito, poi stai male con te stessa, poi ovviamente i tuoi figli ti ascoltano e stanno male pure loro, e quindi inizia un tran tran infinito. Elimina il disordine, non avrai più discussioni, non avrai più pensieri di questo genere, avrai più tempo. Finalmente ti inizierai ad amare, a capire che tu puoi ottenere risultati. Cioè, tu dimmi perché dobbiamo affliggerci di un problema che si può benissimo risolvere. Perché non è che dici, cioè, il fatto è questo: che tutte partiamo, che siamo uno straccio. Cioè, non è che tu dici, ma io per fare quella cosa, cioè, devo essere già perfetta. Ma di cosa stiamo parlando? È come uno che ha un mingherlino e vuole diventare un bodybuilder. Che cosa cacchio? Cioè diventa prima bodybuilder per diventare bodybuilder. Ma che cagata è? Ma no, ma vi pare? Tu sei uno stecchino, giusto che sei uno stecchino, perché proprio sulle persone che sono, tu dici, infattibili, proprio sono i risultati più belli, cioè come le frane, nel mio percorso ci sono donne, le oneste, che sono frane, ok? Ma è sulle frane che vedrai il risultato più grande. È sulle frane, quelle che tu dici c'hanno invasione, tu dici un caos, ma proprio quello che è bello, perché quando c'è la frana, tu sai che il risultato sarà il più bello di tutti, perché è quello proprio che lo vedi proprio, cioè è l'opposto, cioè tu dici non è che hai avuto un miglioramento, un dettaglio, completamente diverso, ma anche la persona cambia ovviamente, quindi tu dici, è così, quindi il punto di partenza è che non sei felice nella tua vita, la casa attorno a te, ogni volta che entri in casa c'è le mani nei capelli, sei confusa, sei in un momento di crisi, non sta andando bene, non sta andando, cioè non può andarti bene, perché se no saresti
avresti, non avresti questo problema, cioè non saresti arrivata a questo punto. Se fosse, se stessi bene, penseresti ad altro, penseresti alla vacanza che devi fare da luglio in qualche modo, fare la vacanza a luglio-agosto, cioè non pensa a queste cose, capito? Quindi se tu sei arrivata ad un momento in cui di confusione estrema, di malessere, dove ormai non va più dritto a niente, dove la casa è un macello, non riesci a stare più dietro a nulla, sei continuamente in rincorsa, rincorri più tutti, tutto, non capisci più niente, ok? E non stai bene, non raggiungi i tuoi obiettivi, hai dei sogni che non riesci a realizzare, sei amareggiata, cioè ti senti uno schifo, uno straccio, un mocio, ma il mocio non è quello che hai appena comprato la villa da bianco, azzurrino, è un mocio sporco proprio, che è nero per quanto ha strisciato a terra negli ultimi anni, ok? Questa è un po' la sensazione che dovreste vivere. Quindi quando ti senti così, che tu dici vorresti tornare indietro nel passato per cambiare la situazione di oggi e non puoi, vorresti andare un po' nel futuro e dire ma mi andrà bene nonostante io continuo a fare così, mi andrà bene un giorno, perfetto, non funziona perché non si può andare in futuro. Quando arrivi a questo stato di confusione totale, è ora di fare ordine. È ora di fare ordine. Perché? Devi fare ordine per capire, ok? Per capire che cosa ti ha portato a questo punto di M. Ok? Nel momento in cui arrivi a capire che sei arrivato a un momento di M, tu devi capire che cosa è successo. Perché se continui così, sarà sempre più una M. Ok? Quindi, il punto è mettersi in discussione e capire che tu, dalle cose che hai in casa, capirai perché inizi finalmente, inizi a eliminare i pensieri della gente, inizi a concentrarti su te stessa mentre fai ordine. Pensi una volta mezz'ora, poi un'ora, dopo un po' inizia a, finalmente a cambiare il tuo modo di pensare, a vedere quello che hai e non quello che ti manca, inizia a vedere il positivo e non più il negativo, inizia a sentirti un po' meglio perché dici qualcosa la so fare, ah ma qualcosa ho già fatto perché le cose attorno a te ti richiamano, i tuoi successi, ok, ma troverai tanti ricordi, troverai un sacco di cose che non ti piacciono, ok? Bene, quelli sono proprio quei carte, documenti, foto di persone, ecco, che ti farà ricordare che cosa non è andato, perché qualcosa non è andato. L'idea è smetterla di vedere che è stato tutto sbagliato. Il passato non è un giudice, il passato è un insegnante. Ho sbagliato? Bene, però io quando ho sbagliato 30 anni fa, ma poi io ho cambiato il mio modo di fare o sono sempre la solita persona che fa sempre lo stesso errore? Forse ho ripetuto sempre quell'errore? Bisogna fare una riflessione in più. Quindi bisogna chiedersi, ok, che cosa abbiamo fatto di bene, che cosa abbiamo fatto di male. E una volta che abbiamo capito che cosa abbiamo sbagliato, gli errori che abbiamo commesso e ripetuto, dire, ora che ho capito che ho fatto questi errori, non li ripeterò più. Perché se tu continui a ripeterli, vivrai sempre in quella situazione di M che non ti piace. Quindi, per cambiare il risultato di questa equazione che non ti piace, che si chiama vita, devi cambiare gli addendi, devi cambiare quello che c'è in mezzo. Quindi, se questa equazione ti dà un risultato che è meno negativo, meno al momento, noi dobbiamo trasformarlo in più infinito, ok? Quindi deve essere una bomba di energia, vitalità, entusiasmo, carica. Quindi uno dice, ma com'è possibile? C'ho una vita adesso, c'ho questo problema, c'ho un altro problema, c'ho... Perfetto! I problemi, ok? Bisogna trovare la soluzione, perché se tu pensi al problema, non pensi alla soluzione, diventerà un problema. Quindi, un passo alla volta. Uno può avere un problema economico, può avere un problema di salute, può avere un problema familiare, può avere un problema... qualsiasi problema, tutti i problemi sono dei problemi, alla fine. Il punto è che se tu continui a vederlo come un cavo di problema, come il disordine, continuerai a conviverci e non trovare mai la soluzione. Bisogna semplicemente farsi un piano. Ma se tu c'è un ambiente che non ti aiuta ad andare avanti nei tuoi obiettivi, tu quei problemi non li risolverai mai. Perché l'ambiente è un ambiente depotenziante, disordinato, ti butta a terra. Qui tu dici, ma io adesso inizio a fare questo piano strategico, grazie al quale potrò finalmente rientrare nei guadagni, riuscire poi a rimettermi in carreggiata con i soldi, a estinguere il debito, poi riuscire a finalmente avere un lavoro, avere finalmente serenità mentale, magari a vendere la casa per comprarmi una piccola casa in montagna vicino al mare, poi magari riuscire, e in tutti i vostri programmi. Il punto è che questi bei programmi sono belli, ma se tu c'hai una casa dove tutto questo non può essere fatto, perché perdi tempo, tu nella giornata, ok? Il tuo obiettivo, se ce l'hai di fronte a te o nel futuro, devi dedicarci del tempo, se no altrimenti ciao.
Quindi tu devi avere un ambiente che ti stimola a dire, tu devi dire, questo è l'ambiente attorno a te, di dire io credo in me stesso, io ho già ottenuto un risultato, ho risolto un problema che sembrava impossibile perché il 90% della popolazione mondiale è disordinata, se io sono il 10% allora io posso, se ho fatto già ordine, posso ottenere risultati della stessa mole di difficoltà. Quindi è semplicemente una questione di azione, ok? E di piano. Possibilmente che funzioni, ok? Perché se non funziona e tu segui le persone che hanno sempre fallito, fallirai anche tu. Quindi ci sono soluzioni che funzionano e soluzioni che non funzionano. Non esistono soluzioni paritetiche. Qui se tu senti da fuori qualcuno che ti dice, come, faccio un esempio, puoi fare ordine con me, con Scelgo Me, e funziona. Puoi fare riordine con un altro che dice, fai così, ma l'idea è che non possono tutti e due portare allo stesso risultato. Ci siamo? Quindi, è come quelli che dicono, guadagnerai 50.000 euro facendo questo metodo. Poi c'è un altro che dice, farei 50.000 guadagnando lo stesso metodo. Facciamoci due domande. Diamoci due risposte, possibilmente chiare. Ok, quindi non sono tipi due soluzioni paritetiche. Una magari ti farà guadagnare 50.000 euro in 2 mesi ed è efficace veramente. L'altro magari 50.000 euro in 2 anni o in 5. Non c'è scritto quanto tempo, ok? Ok, quindi è capire che quello che ti dicono non è che è per forza, cioè capiamo che servono anche dei risultati e le cose, perché sennò dove andiamo? Quindi noi, quando facciamo ordine, capiamo finalmente, quindi ci iniziamo a conoscere, capiamo i nostri punti di forza, iniziamo a credere in noi stesse, perché se non credi in te stessa non credrai mai nel fatto di poter raggiungere i tuoi obiettivi, di risolvere problemi per te in questo momento impossibili. Ma io ho conosciuto persone che avevano problemi impossibili, che oggi dico come cavolo ha fatto? E magari si fa gente indebitata fino all'osso, ok? Si paga un sacco di soldi, o persone che dici, mamma mia, erano messe malissimo di salute, eppure ci hanno fatta rimettersi in forma e perdere un botto di chili, non li riconosci neanche più per strada, però sono ripresi la salute in mano, quindi la loro vita in mano, perché di fatto è quello. Hanno fatto scelte, hanno detto scelgo me, questa è la differenza, ok? Quindi una persona che ha un obiettivo chiaro, l'ambiente attorno a te parla di quell'obiettivo. Quindi immaginiamoci quella persona che è sovrappeso, che vuole perdere 60 kg, 70, quanti ne volete mettere? La dispensa non è quella che tu hai a casa. No. Non ci sono patatine, non c'è cioccolata, non c'è quella roba. Non c'è. Perché l'obiettivo, se ce l'hai in mente, lo vuoi raggiungere, ha fatto delle scelte ben chiare. Già da quando ha comprato, ha fatto la spesa al supermercato. Poi, se tu vuoi mettere da parte i soldi per riuscire a, non so, a sdebitarti qualcosa o bla 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 bla, tu avrai un salvadanaio grande così in casa, ok? Insomma, un maialino grande così, un maiale vero ci avrai in casa, che ti fa ricordare, ok, non spendere i tuoi soldi perché tu devi metterli da parte, ok, per salvarti la pelle. Ok, quindi è tutta una questione di che ambiente è attorno. Se tu ovviamente vivi in un ambiente dove sei piena di cose e tu dovresti risparmiare, non torna. Quindi mi aspetto un ambiente magari un po' più scarno, ci sta, eh? Perché i tuoi soldi li investi in altro, perché i tuoi soldi li vuoi spendere in altro. Quindi sono scelte. Quindi l'ambiente in cui vivi determina le tue scelte, perché se vuoi pensare soltanto che ogni cosa che avete in casa costa un euro, e ogni persona disordinata ha minimo 10.000 cose, voi avete una miniera d'oro in questo momento in casa di 10.000 euro. E tu dici, sputaci sopra. Cioè, sputato sopra però, perché tu li hai spesi senza accorgertene, ok? Senza accorgerti, senza dare valore, le spesi e ora hai 10.000 euro in meno. E tu dici, cazzarola, come quelli che fumano sigarette tutti i giorni e adesso avrebbero un sacco di soldi a parte. Ma non è soldi, è salute, è anni in più di vita, cioè un altro conto. Però è questo il fatto, è che valori hai, cos'è per te importante. Se per te non è importante, se per te non sono importanti i soldi, ovvio che tu li spenderai come vuoi e così. Se tu ti vuoi del bene, se tu ti vuoi fare del bene, vedrai che non solo farai ordine per avere un ambiente dove tu stai bene a tuo agio, ti puoi rilassare e puoi lavorare sui tuoi obiettivi, avere un ambiente potenziante per te e quindi volerti bene a casa tua. Non parliamo del tuo ufficio dove sei in mezzo a altra gente, a casa tua, la casa che tu hai comprato, che tu hai arredato, che tu ci vivi ogni giorno, ci dormi, ci mangi. Casa tua, che cavolo, ma come possiamo vivere e stare bene in un ambiente malsano, dove ci passiamo anche tanto tempo? Dovete volervi bene, se tu, il titolo del percorso non è neanche casuale, cioè scelgo me, è per un motivo, è mettersi al primo posto, scelgo me. È volersi bene, questo vuol dire.
mai mi voglio bene vivendo in un ambiente disordinato. Quando apro gli occhi, dopo la meditazione, che ho il caos attorno, sono contenta. Ma sono contenta io di avere un garage pieno di roba, perché non li voglio vedere in casa, perché così penso di rimandare il problema. E c'è un garage, c'ho la macchina fuori, il garage pieno. Ma di cosa stiamo parlando? Apriamo gli occhi. Perché così come nascondiamo la polvere sotto il tappeto con le cose, la nascondiamo anche con i problemi tra le persone, in famiglia. Le cose che non diciamo agli altri, i vaffanculo che non diciamo, ce li teniamo dentro. Poi ci mandiamo, cioè poi infatti noi facciamo le cavolate poi, no? Tutta questa rabbia repressa, questo fastidio. Sfogatevi un po'. Vi serve il pungible, cuscino, pugni, ok? E vedete che non solo vi caricate, perché voi in quel momento vi scaricate da un punto di vista di emozione negativa, ma vi caricate di emozione positiva quando vi sfogate, no? Quindi fa un sacco bene. Ma se voi vivete in un ambiente disordinato, avete già scelto, avete già fatto una scelta che non è vantaggiosa per voi. Dunque cosa vuol dire? Che non siete bravi a scegliere. Cioè 50% buono, 50% negativo. L'idea è invece riuscire a cambiare quel 50%, ok, ridurlo il più possibile, affinché tu riesca a fare più scelte possibili durante la tua giornata, la tua quotidianità, vantaggiose per te. Più scelte vantaggiose per te fai, più i risultati cambieranno e quindi saranno più produttivi. Se tu scegli di vivere un ambiente disordinato, sceglierai anche di non raggiungere i tuoi miei obiettivi, di accontentarti la tua vita, di accettare gli insulti del capo, di accettare il compagno che ti manda a fanculo, i genitori, i figli che non ti parlano, di accettare, non so, i tuoi genitori che sono spariti, di accettare l'amica che ti volta le spalle senza dire niente, di accettare di non essere in forma, di non prenderti cura del tuo corpo, di non piacerti allo specchio, di accettare di accontentarti, magari vuoi imparare una lingua, di accettare di non avere quei lavori che vorresti avere e continui quindi a fare lavori che non ti soddisfano più, perché tu vorresti magari imparare quella lingua per poter fare lavori magari a livello nazionale, scuotimi internazionale, e non lo fai. Quindi ti accontenterai e quindi saranno tutte scelte svantaggiose per te, svantaggiose per la tua serenità, per il tuo benessere, per la tua felicità. Perché raga, quando, cioè, la felicità non è una cosa perenne, però sono piccoli aspetti, piccoli. Quindi se noi iniziamo a curare l'ambiente in cui viviamo, poi iniziamo a curare le scelte che facciamo fuori casa, a curare le relazioni che abbiamo, a curare le parole che diciamo, come noi interagiamo con gli altri ma con noi stessi, il dialogo interno, piccoli passi a curare questi aspetti, allora sì che crei una vita che ti appaga. Non la vita perfetta, perché la vita perfetta non esiste. Però che almeno corrisponde a quelle tre cose che ti fanno star bene. Tutti voi, cioè, quando uno fa ordine e ha chiaro chi è, capisce che ciò che ti fa star bene è poco. Non servono grandi cose, sono poche. Quando tu hai capito quali sono, ti indirizzi su quelle. Perché sai che se quelle mancano, stai male. Però se mancano altre non stai male, quindi capisci che quelle sono importanti, 3, 4, possono essere 3, 4, 5, come le persone, poi a un certo punto fai la conta e dici, sono 5, ok? Lo dice una che ha voglia, io so ben chiaro, tutto ben chiaro io, ok? Quindi dobbiamo volerci bene, perché nessuno ti insegna a volerti bene, ti insegnano a studiare, ti insegnano a spendere i tuoi soldi per comprare e fare shopping, perché è questo che ti insegnano, no? La pubblicità ti insegna questo, a godere di beni momentanei, o comunque di beni come un vestito, così, per avere una felicità momentanea. Quindi questo ti insegna il mondo, no? Ti insegnano uomini e donne ad urlarti contro, questo è quello che tu vedi, quello che tu vedi attorno a te, no? Ti insegnano questo, che tutte le persone devono essere, insomma, così. Invece noi dobbiamo iniziare a scegliere di volerci bene, perché le persone, quando noi ci affidiamo a qualsiasi persona, professionista, non ti chiede, ma tu ti vuoi bene? Ti è mai successo che anche quando tu vai dal dottore, ti ha mai chiesto, ma tu ti vuoi bene? Quando tu vai a chiedere la dieta, ma ti hanno mai detto, ma tu in dispensa, che cacchio c'hai la dispensa? Che cacchio ti mangi tutti i giorni? Ma te l'hanno mai chiesto di fare la foto a dispensa?
Ma poi ti hanno mai detto mandami la foto alla dispensa tutti i giorni per vedere che cacchio ti mangi? L'hanno per scontato che tu abbia la dispensa con tre gallette, la verdura fresca e tutto il tema, i legumi freschi, che quindi tu li vai proprio a cogliere, no? Ogni giorno vai a cogliere la frutta dal melo, ok? No, vai dal melo, poi c'è il ciliegio, capito? Tu pensa che tu c'è l'orticello in casa e quindi non ci penso che però tu invece no, vai in supermercato, è pieno di roba, pubblicità dappertutto, che però vedi il biscottino perché ci sono tutte queste cose immense, dici il biscottino me lo prendo. Non lo sanno. E poi infatti dici, la dieta non funziona, il dietologo non è buono. Il dietologo sicuramente non è buono. Ok? Ma se fate ordine del dietologo, noi ce ne freghiamo che non ci chiede cosa abbiamo in dispensa. Perché? Perché noi ci vogliamo bene prima che un altro, ok, ce lo chieda. Noi già prima abbiamo dato già tutto, cioè già tutto scontato per noi. È già scontato, ok? Che se tu vuoi fare sport, vuoi metterti in forma, la tua casa ci avrà il tapirulan, il tappetino... Tutto quello che vuoi, ce l'hai. Non è che quando tu vai al personal trainer ti dice, ma tu la casa, ma ce l'hai lo spazio per fare gli esercizi? Te lo chiede? Ti chiede di mandargli un video mentre tu fai gli esercizi, veramente, tre volte a settimana? Ti chiede se tu hai la possibilità di avere in casa magari... un'attrezzatura che lui dice di essere importante, te lo chiede? No, non te lo chiede. Cioè non te lo chiede se tu c'hai un ambiente a casa che ti permette di poter raggiungere quell'obiettivo nei tempi che lui ti dice. Ma così per tutto, ma in qualsiasi, cioè, qualsiasi cosa. È come il parrucchiere che pensa alla salute dei tuoi capelli. Ma lui ti chiede che vita fai? Fumi? Vai sempre in discoteca? Che vita fai? Stressata? Ansiosa? È ovvio che c'hai gli spaghettini al posto dei capelli. C'è una vita che... La vita che non va bene. È lo stile di vita. Quindi l'origine, la radice è sempre prima. La radice è prima. Non te lo chiede. Perché tu vuoi capelli belli. E se lui ti dice che tu devi mangiare sano, avere un ambiente a casa sano, fumare meno perché calafumo ovviamente rovina i capelli, tutto, andare in discoteca mentre la puzza, ok, i capelli si rovinano... il sole rovina i capelli, tutte queste cose, il sale, non te lo dicono, perché tu hai bisogno di andare al parrucchiere per avere i capelli belli da copertina per 3 giorni e diventi dipendente. Così si diventa dipendenti, perché non sai, non hai un'alternativa. E quando faccio questi esempi è perché io so di cosa sto parlando, ok, perché io per allora fino alla terza superiore io ho avuto dei capelli, ma non vi dico, indisciplinati, cioè io l'avevo proprio vaporosi, senza forma, uno schifo. Io un giorno mi sono resa conto, perdevo tantissimi capelli, un giorno mi sono detta, ma ci sarà cacchiarola, uno shampoo, qualcosa che mi faccia star bene i capelli? Da lì io, quando ancora del bio non se ne parlava, ho scoperto il bio. Io grazie al bio, al biologico, io ho cambiato la natura dei miei capelli, li ho fatti crescere chilometri, in un anno e mezzo neanche, quanto è stato, pochissimo, e la gente mi ha detto, ma come cacchio hai fatto? Io ho superato gente che aveva i capelli qua, ok, i suoi sono accorciati, messo allungati, da qua, cioè, capiamo, quindi per farvi capire che quando tu credi nel fatto che tu puoi farcela, io, avevo mie amiche, mi dicevano, ma non ce la farai mai, e ho detto, vedrai, avevo i capelli più luminosi, più belli, più forti, più sani, non spendevo un euro perché i prodotti duravano anni, ok, durano anni i prodotti biologici, e io così ho riparato ad una mia, io non avevo, mi vergognavo, cioè io non credevo proprio, non mi piacevo io per questa cosa, sti capelli del cavolo, quindi era il mio punto debole, quindi io... Ho detto basta, perché io mi condizionava tantissimo, mi sentivo, mi imbarazzava questa cosa davanti alle persone, ragazzi, mi sentivo sempre avere i capelli di ok? Ho detto basta. E da lì è cambiato tutto, ok? E io il parrucchiere non mi ha mai visto, mi diceva non torni più, no, non torno più, perché io la messa in piega l'ho imparata a fare in prima media, in quinta elementare io ho preso il phon, sono imparata a fare la messa in piega da sola, ok? Quindi, non a caso, infatti, facevo i capelli anche a mia mamma, infatti, lei, adesso poverina, non ci sono più, però
Io mi sono sempre attrezzata a cercare di imparare da sola, per non dipendere dagli altri, perché a me sta cosa, dipendere dagli altri, non mi è mai piaciuta. Ok? Quindi, nel momento in cui io capisco che alla radice c'è un altro problema, non è il parrucchiere, capito? Perché non è il parrucchiere, il problema è un altro, che ho un capello di m per altri motivi. Cioè, io non riesco a mettermi in forma perché ho la dispensa, che è uno schifo, è per questo che non riesco, perché sgarro. Ok? Quindi questo è per farvi capire che l'ambiente in cui viviamo ci condiziona terribilmente nel successo e nei nostri obiettivi. Quindi scelgo me vuol dire avere fiducia in sé, voler volersi bene. Se tu vivi nel disordine non ti vuoi bene. Se tu continui ad accettare di nascondere i ricordi del tuo passato nel sgabuzzino, nel garage, nella cantina, in quella porticina in alto che nessuno sa che esiste, che poi vedi che c'è una chiavettina attaccata e capisci che lì se la apri è il vaso di Pandora, ok? Basta. Lasciare andare, alleggerirsi, si vive una volta sola. Se una volta sola non possiamo vivere con un macigno, un peso così sulla schiena. Non è vita, ok? Non è vita. Quindi dobbiamo capire che dobbiamo imparare a metterci al primo posto, prima delle cose, eh? Primo posto vuol dire che tu vieni prima delle tue cose, tu vieni prima degli altri, perché se tu non stai bene, influenzi tutto il resto. Non sta bene, non stai bene le persone vicino a te, non sta bene, la mia dottora te fa uno schifo. Se tu non stai bene, ovviamente succede che lasci le cose fuori posto, rimandi la lavastoviglie, rimandi la lavatrice, rimandi di stirare i panni, rimandi di piegarli, si fanno le pile, i tavoli sono pieni, è così. Poi, se hai anche una famiglia, non va bene essere disordinati. Perché? Perché inconsciamente i membri della famiglia sentono che tu stai trascurando anche loro. E quindi tu non stai volendo bene a te stessa e non stai volendo bene neanche agli altri, e gli altri lo percepiscono. Ed ecco perché poi tu non ti senti voluta bene da loro. Perché loro non ti vogliono bene, perché tu non ti vuoi bene. Quindi è per questo che le leonesse, quando fanno ordine, i mariti riappaiono dalla tomba. Ah, stai facendo qualcosa di nuovo? Va bene. Dopo tre categorie, mi aiuti a fare i vestiti, amore? Ecco, poi arriva il figlio maschio, che ti chiede, mamma, voglio riordinare la stanza. Poi arriva la figlia piccolina di 7 anni che dice, mamma, voglio riordinare la stanza. E la figlia aiuta la sua amica a riordinare la sua cameretta. 7 anni, ok? L'ordine è contagioso, sì. Poi abbiamo leonesse che stanno ritrovando un dialogo con il proprio compagno. Stanno finalmente, dopo un po' che fai ordine, succede che tu finalmente ti prendi cura di te. Quindi ti vesti meglio, ti trucchi magari, capito? Te, perché sai dove sono le cose, ti trucchi quelle cose che hai, non sono scadute. Magari mangi meglio, ti prendi più cura di te in generale. E questo ovviamente lo notano le persone attorno a te. Quindi succede che fanno i complimenti. Succede che magari ti parlano un po' di più. Ti invitano alla macchinetta del caffè. Ti invitano a uscire. Vita sociale. Ma prima, chissà cosa è successo. Sei stata a voler bene. E le persone, se tu ti vuoi bene, ti notano, ti apprezzano, perché tu ti vuoi bene. Quindi se tu ti vuoi bene, gli altri ti apprezzano, perché se tu ti apprezzano anche gli altri. Ok? Le persone sono il riflesso di quello che tu fai nei tuoi confronti. Ok? Quindi scelgo me, che trovate in descrizione qui in diretta. Ok? È il percorso di cui io parlo. È il percorso che grazie al quale tu impari a conoscerti. Quindi, non è che tu ti conosci a 10, voto 10, perché la conoscenza di sé continua a evolvere. Ma tu puoi conoscerti, finalmente, su quello che è stato fino ad oggi il tuo percorso di vita, grazie alle cose che hai in casa. Perché le tue cose raccontano la tua intera vita, sono la tua impronta digitale. Quindi grazie a quelle cose tu riesci a ricostruire tutta la tua vita, a capire e ricordare tutto quello che è andato bene, quello che non è andato, e quello che non è andato capire come, ok, imparare dall'errore per non ripeterlo più, e quindi finalmente cambiare la tua vita. In questo modo si cambia la tua vita, perché tu cambi le azioni. Però per cambiare le azioni devi capire anche che cosa non è andato, avere una mentalità anche forte, quindi credere in te stessa. Tu puoi credere di poter cambiare, se tu però sai in che cosa vuoi cambiare, sai che
puoi essere in qualcosa di meglio perché lo sei già stata. Quindi, come dicevo all'inizio, leonesse, siete tutte leonesse che ruggite, avete già, ok, avete già ottenuto risultati nella vostra vita, avete veramente combattuto già delle battaglie. Quindi non ditemi che non potete fare ordine, perché voi potete assolutamente vivere la vita che volete, ma almeno in casa vostra. Capisco fuori casa che dici, cioè, c'ho tutti stronzi fuori casa, ok, bisogna cambiare compagnia, piano piano. Ma la tua casa, sei tu che li scegli però. Tu dici, vivo con altre persone, frega niente. Le tue cose, tu avrai un tuo spazio in casa tua. Ho tante donne che sono mamme che non hanno neanche una scrivania per se stesse. No, tu devi avere il tuo posto in casa tua, eh. Se non ce l'hai, è un obiettivo che devi fare nel tuo percorso. Un posto in casa tua tu ce lo devi avere. C'è tuo figlio, c'è tua figlia, c'è tuo marito. Ce lo devi avere anche tu. Perché se tu c'hai anche tu un posto, sei equa con gli altri. Si crea equilibrio. E gli altri quindi sapranno che c'è la stessa cosa. Perché se no tutti penseranno che tu sei sempre pronta per essere, no, per loro. Capito? Invece no, perché non è possibile che tu non c'è neanche un tuo tavolino dove metterti a fare i due conti o a metterti lo smalto per le unghie, per farti capire, eh? E non è neanche stupida sta cosa, perché tu devi prendere cura di te stessa per quello che per te è cura. Cioè, ma può essere anche leggerti un libro. Devi averlo sto spazio per leggerti il libro. Vuoi farti un bagno caldo ogni tanto? Devi averlo il tuo bagno, cioè, il tuo spazietto con le tue candele. Devi averlo. Devi sentirti amata in casa tua. Quindi se tu, anche tu, fai vedere agli altri, alla tua famiglia, che tu ti vuoi bene, che tu vuoi il tuo spazio, gli altri capiscono che tu ti percepiscono in modo diverso, che stai cambiando, che quindi devono cambiare il modo di parlare con te, che quindi non sei più quella che se ti dico vieni a farmi la torta o portami qua e là, tu magari adesso hai da fare qualcosa. È una cosa bella perché ti iniziano a rispettare, eh? Se tu hai un tuo spazio, finalmente tu, gli altri ti possono iniziare a rispettare perché c'è anche un tuo posto, c'è una tua cosa, inizia a vedere che tu hai degli interessi, inizia a vederlo. Se tu fai ordine e ti metti in equilibrio con gli altri, i membri della tua famiglia, siete tutti uguali. Anche quando fate ordine, non devi fare ordine per gli altri, mi raccomando. Quindi io scelgo me, tutto questo lo spiego molto bene. Ecco, vedi, Deborah? Dovete avere uno spazio per voi, anche Monica, stessa cosa, no? Avevi figli, ti giocattoli dei figli, aveva tutto dappertutto, non c'era sto spazietto. E ho detto, devi averlo. Ho detto, non mi interessa tu se pensi, tu lo devi avere. Quindi questo è quello che... Perché io dico, io non è che dico, prova. E ti dico, tu mi dici che è un problema, ti dico, vuoi risolverlo, devi fare così. Punto. Cioè non è che c'è molto da dire, ok? Perché per me è inconcepibile, ok? Che tu, in casa tua, non hai un tuo spazio. È inconcepibile. Non è casa tua. Non è casa tua. Casa degli altri. Non è casa tua. Ma perché non è un tuo spazio? Perché tu hai permesso fino ad oggi di dare spazio a loro. Tu hai sempre dato spazio agli altri nella tua vita. Spazio alle cose, agli altri, agli altri, a tutto, agli altri. Ora devi dare spazio a te. Di dare spazio a te. Per questo è importante fare ordine. Perché nel momento in cui tu definisci in casa tua che tu c'hai un tuo spazio, tu stai dicendo, oh, io c'ho un posto in sto mondo, cioè io posso avere un punto di riferimento. Quando dici voglio studiare, c'ho il mio tavolino, voglio farmi, c'ho il tavolino, benissimo, cioè voglio leggere, voglio meditare, c'ho il tavolino, ce l'hai, ok? Neanche il bagno. Ma certo, se poi vivi con, normale, cioè, ma nel senso, io parlo di mio esempio, perché ce l'ho, cioè, capisco che è brutto, ma perché poi quando tu vuoi fare qualcosa non hai un tuo spazio per concentrarti, perché sei in sala, sei in cucina, sei, non lo so, in bagno, dentro a chiunque, cioè non è neanche una tua privacy, un tuo momento di raccolta, di, no, di stare con te stessa. Bisogna averlo. Piuttosto un mobile in meno, ma tu devi avere un tuo posto, lo devi avere. Quindi questa è la base. Dunque, per poter fare queste scelte che ti definiscono, quindi dico io ho il mio posto, io ho il mio spazio, perché ho degli obiettivi, perché io voglio questo, io voglio avere il mio spazio per me, allora iniziamo a capire finalmente come gira il mondo, cioè che tu sei il protagonista della tua vita, che tu devi metterti al primo posto e che devi smetterla di rimandare, di mettere gli altri prima di te
Perché gli altri, se gli altri ti schiacciano, non ti vogliono bene, ok? Nonostante può essere anche la mamma, ok? Può essere la mamma, la moglie, però purtroppo se tu metti loro prima di te, loro si metteranno automaticamente prima di te. Si mettono prima di te e non pensano a te, non ti vogliono tanto bene quanto tu, appunto, dimostri di non voler bene a te stessa. Cioè l'idea è questa, ok? Quindi, non è semplice, ma non è impossibile. Cioè, non è impossibile, questo voglio farvi capire. Non è impossibile, ok? Quindi, se per avere un po' di spazio in casa, bisogna, ok, capire che le cose non possono invadere la tua vita. Perché queste le cose invadono la tua vita. Perché non ti permettono di fare quello che vuoi, di avere lo spazio per stendere un tappetino e fare due esercizi di yoga. Ogni volta devi spostare il mondo per poter fare una cosa in casa. Lo fai una volta, due volte, la terza non lo fai più. Per questo è importante fare ordine, per vivere con più serenità le cose quotidiane della nostra vita. Vita, l'ho detto, è vita, il tempo che voi vivete in casa vostra fa parte della vostra vita. Ecco, è così. Non è sbagliato, che anche due persone, cioè, se due persone si lasciano quando non c'è più un punto di incontro, perché si cambia nella vita, si cambia. E allora cosa vuol dire? Che se tu capisci che tu hai dei tuoi valori, delle cose che per te sono importanti, ci devono essere, sono imprescindibili e cozzano con la persona che, con cui tu hai scelto di condividere il tempo, no, della tua vita, la parte della tua vita, ci sta, si cambia ed è bello, perché tu dici, ok, ho vissuto la mia vita, benissimo, ho condiviso del bello con una persona, oh, si cambia, buona, cioè, facciamoci una ragione che noi cambiamo. E quando tu pensi, capisci che stai per cambiare, ti viene paura. Hai paura. Tu hai paura perché sai che dovresti mettere in discussione scelte importanti della tua vita che fino a 10 anni fa, 20 anni fa non pensavi mai che un giorno avresti messo in discussione con sposarsi, queste cose. Ci sta. Può succedere? Si cambia. L'importante sai qual è? E non ripetere lo stesso errore e non prenderti lo stesso uomo che hai appena lasciato. Questo è il fatto. Perché altrimenti, come si dice? Sei una ripetente, no? Come si dice? Mi viene la parola. Oggi ogni tanto mi sfuggono le parole. Ma io penso che quel motivo per cui sfugga un po' di italiano sia il fatto che non sto sentendo molto, non sento mai parlare italiano. E quindi mi sta influenzando. Parliamo appunto, vedete? Io non sono più in un ambiente di italiani, sento parlare tutte le lingue tranne l'italiano, questo mi sta influenzando a non ricordare determinate parole che se fossi in un ambiente italiano mi verrebbero subito, perché le utilizzano le persone con cui io parlo. Quindi questo cosa vuol dire? Che l'ambiente ci influenza. Quindi cosa vuol dire? Che tra un mese mi verrà da dirvi in portoghese qualcosa. Già adesso, recidiva, brava, grande Melina. Cioè, o inglese. Già, non ci avete fatto caso che ogni tanto mi viene la parola in inglese? Perché? Perché sto sentendo, e perché parlo? O parlo in inglese, o sento in inglese, oppure anche su internet, così, mi escono tutte cose portoghese e inglese, vabbè. Anche online, la pubblicità a me, visto che sapete la pubblicità online, praticamente si basa su dove vivi, su queste cose, a me esce tutta in portoghese, c'ho tutti questi portoghesi che mi parlano, cioè io sono sconvolta. E quindi per farvi capire che l'ambiente attorno a noi ci influenza, e quindi sì, è per questo che le persone se vivono un anno intero in un paese all'estero cambiano l'accento, parlano in un'altra lingua, quando tornano sì, non si ricorda la lingua, è normale, ok? Sì, ok, è per farvi capire, quindi se si cambia e se io mi verrò da parlare in portoghese, ma io accetterò il cambiamento. Mi piacerà questa cosa, perché definirà il fatto che io ho fatto un cambiamento nella mia vita, mi piace. Non è che dico, ah, sono ignorante. No, al massimo, ignorante no, perché se sto imparando qualcosa di nuovo, non sono ignorante, ok? Quindi dipende sempre dal punto di vista. Poi, quindi, piccolo aggiornamento, quindi impareremo il portoghese, ma sicuro, cioè... Sì, no, per forza, uscirà fuori. Quindi, il percorso Scelgo Me lo trovate in descrizione. Questo, se voi non avete mai ricevuto o non avete mai fatto accesso al mio mini corso gratis, ok, grazie al quale potete usufruire dell'offerta invece del percorso Scelgo Me, dovete scrivermi qui su Messenger su Albert Riordino, ok?
così che potete accedere al mini corso e non solo scoprire che cos'è Scelgo Me nei minimi dettagli, ma poter accedere con un'offerta speciale che potete soltanto usufruire una volta sola, ok? Poi il prezzo originale è quello che vedete appunto in descrizione. Per chi ovviamente ha già fatto accesso, il prezzo è quello che vedete in descrizione. Se avete domande potete pormele anche adesso e rispondiamo. Se avete domande specifiche potete scrivermi su Messenger, ok? Poi, per poter vedere anche dei prima e dopo di Scelgo Me, li trovate su Instagram, Alba e il Riordino. Su Instagram vedete le storie che sta accadendo, vabbè, internet è andato un po', e trovate quindi le storie, prima e dopo. Attivate le notifiche per le prossime dirette qui. Ok? Ok, Elena, scrivimi su Messenger. Qui su Messenger, al Facebook. Su Facebook. Magari tanti pensano che è troppo giovane. Chi? Cosa puoi dire a chi non si fida di affidarsi a te? Chi non sa se fidarsi per accedere o meno? Fammi vedere. Sono troppo personale. Come mai Lisbona? Ah, era un sogno. Ma l'idea è che basta semplicemente andare a vedere appunto tutte le dirette qui su Facebook, sapere anche che comunque è un percorso, ci sono tante donne che si sono fatto accesso, quindi abbiamo superato le 100 donne, quindi è un percorso che in realtà sta prendendo piede assolutamente, quindi vuol dire che veramente le donne trovano risposta, trovano una soluzione. Ok, altrimenti non accederebbero neanche. All'inizio, quando c'erano pochissime persone, si sono dovute fidare di me, perché non c'era qualcosa online che potevi dire ma già dei risultati. Purtroppo no. Ad oggi, invece, dopo ormai mesi, abbiamo centinaia di donne, più di 100 donne, assolutamente, abbiamo nel percorso, ogni giorno accedono 9 donne. In più, abbiamo qui sulla pagina, trovate veramente centinaia di dirette Facebook, quindi la costanza con cui sono presente a parlare di questa tematica fa capire quanto è importante per me cercare di diffondere il più possibile questa tematica per arrivare ad aiutare veramente le donne che vogliono realmente cambiare e avere un mezzo, uno strumento efficace che possa veramente aiutarle a cambiare le loro abitudini. Questa è una cosa che non c'è, nel senso che non trovi nessuno che ogni giorno parla per minimo 2 ore su Facebook ogni giorno e dedica il suo tempo, ok, a voi. Perché? Perché le persone fanno gli eventi dal vivo. Io non faccio un evento dal vivo una volta all'anno, io faccio un evento tutti i giorni qui su Facebook. Pensate che, comunque sono contenuti gratuiti, sono più di 200 ore avete qua sulla pagina Facebook, di contenuti gratuiti, grazie al quale potete conoscermi molto bene, potete capire le tematiche che sono legate all'ordine, al disordine, e quindi come effettivamente può fare per voi, perché ogni live ovviamente parla di tematiche differenti. Quindi ci si può fidare nel momento in cui effettivamente tu però hai, dall'altra parte, puoi anche poter valutare, quindi io do a voi la possibilità di poter valutare sempre, perché io voglio che voi fate una scelta chiara e definita. Io a voi vi dico tutto, sapete cosa vi aspetta, sapete quanto dura il percorso, sapete che non è un percorso che dura una settimana, sapete con chi dovete avere a che fare, quindi sapete che personalità ho, sapete tutto. Perché? Perché io voglio che voi accettate il percorso, che avete le idee chiare e quindi sapete che volete farcela. E sapete cosa vi aspetterà, quindi chi è, con chi dovete avere un supporto, sarà il mio supporto, quindi vi devo piacere, altrimenti non potete accedere, perché alla fine sono io la persona con cui dovete avere riferimento. E poi mi deve anche piacere il modo in cui ovviamente interagisco, perché è così che io comunque spiego, così che io faccio capire ovviamente quello che insegno. Sono una persona molto pratica e non mi piace la teoria. Teoria, no, io non faccio lezioni alla lavagna, io sono pratica, quindi anche il metodo di riordino, per come lo insegno, è un po' rivoluzionario rispetto a quello che uno si aspetta. Io lo insegno come veramente un partire e fare qualcosa di bello per se stessi, quindi è divertente, cioè entusiasmante. Chi cade nella noia di fare ordine è perché l'ha sempre concepito così.
Infatti ho leonesse che quando iniziano lo fanno l'approccio, seguono il vecchio approccio. E io dico, ma ti hai fatto quello che ho detto? No. Allora è ovvio che... perché non fai quello che dico? Fai come dico io. Vedi che ti piace fare ordine. Se tu, se tu lo vedi sempre come un dovere, fallirai. Quante cose che dovevate fare per dovere non le avete mai fatte poi fino in fondo? Perché è un dovere. Invece no, io voglio trasformare in un piacere perché vi deve piacere prendervi cura di voi. Quindi è un modo, poi sicuramente la freschezza e la leggerezza che mi rappresenta, perché io questo voglio darvi, perché io penso che questo vi manca ed è quello che vi serve. Quindi io so benissimo i miei punti di forza e so quello che piace anche alle persone quando le frequento, quando sono in contatto con me, ed è quello che trasmetto a voi, ma perché questa è la mia natura. Non potrei... immaginate che qua tutti i giorni sono in diretta, cioè immaginate se fossi stato un personaggio, non puoi recitare un ruolo per 3 mesi, tutti i giorni per ore, è impossibile. Ecco perché appaio una volta all'anno e fanno l'evento dal vivo e si nascondono dietro una vetrina. Io non lo faccio. Quindi in realtà voi sapete molte cose di me, vedete anche dove vivo, vi dico tanto di me, quindi in realtà è solo un libro aperto. Io non so niente di voi, quindi di fatto tra me e voi quella più, diciamo, svantaggiata, potremmo dire così, sono io, non voi, perché sapete tanto di me, ok? Proprio perché la diffidenza, cioè, è quello. Pensate che una delle... degli aspetti depotenzianti è quello di essere incapaci di fidarsi degli altri. Perché? Perché una persona che non riesce a fidarsi elimina a prescindere quelli che potrebbero fregarti, ma anche quelli che invece potrebbero aiutarti. E quindi questa incapacità ti porta a non poter effettivamente cambiare la tua vita, a poterla non cambiare, scusatemi, ma a migliorarla, perché cambiare bisogna fare un percorso, a migliorarla. Quindi io so che chi diffida, in realtà, non è che sono io la persona a cui diffida, non sono io che non riesco a dare fiducia alle persone, Sono loro che, a prescindere, si precludono ogni possibilità di poter fare qualcosa di bello per loro. Quindi sono persone che non si vogliono bene. Mi spiace. Quindi il fatto di affidarsi a qualcuno non vuol dire... non vuol dire sbagliare o poter essere fregati, perché lì sei negativa. Tu hai una mentalità negativa e dici, ma però potrebbe fregarmi, oppure, però potrei non ottenere quel risultato, però, tu ti vuoi bene sì o no? Quella è la domanda, perché tu ti vuoi bene, vuoi fare qualcosa per cambiare, per migliorare, e lo fai, quindi entri in un percorso, trovi tantissime donne che sono come te, è un gruppo meraviglioso, tutte le donne che sono al loro interno, non c'è una che non le piaccia il gruppo, non ce n'è una, ma è impossibile, ma anche il percorso, cioè, ma è impossibile, è impossibile, perché è tutto curato, è curato, non è possibile, ok? Per come la presenza, per quello che do, c'è talmente tanto in questo percorso che tutte le leonesse, quando accedono, mi dicono questo percorso va a un valore che non lo puoi neanche conteggiare per il valore che ha, ok? Non riescono neanche a darle un valore economico, per quanto, ok, il valore trovi, per quanto effettivamente tu ottieni cambiamenti, questo è il fatto. Quindi io so che quello che io offro è un regalo a tantissime donne in Italia per avere la possibilità di cambiare, di migliorare la loro vita. Cioè, questo è il fatto. Perché io ho detto, anni fa, quando ho capito che questa cosa poteva effettivamente rivoluzionare la vita a tantissime donne, ho detto, non voglio tenerla per me. Quindi già questo ti fa capire che sono una persona molto altruista, ok? Perché potevo fregarmene, farlo su di me e ottenere i miei obiettivi, basta. Invece ho scelto di condividerlo. Perché? Perché penso che la condivisione sia nata a quel paese da un po' in questo paese, da un po' in Italia, anche nel mondo, la condivisione non c'è, e si è visto anche in questo periodo in cui tutti siamo stati a casa, che non neanche tra vicini ci si parlava o si chiedeva se avevi bisogno di fare la spesa, per dire. Quindi questo è per farvi capire che la condivisione è un valore che io perseguo, che io insegno, e alle donne dico di imparare a condividere, io dico, e lo fanno piano piano. E tu scopri persone che sono timidissime, che iniziano a condividere veramente tanto, ok, di sé. Quindi questo finalmente si creano legami, ci sono leonesse che si sentono anche fuori, che si incontreranno, ok? Io so che si incontreranno le leonesse. Sono felice io però per questo, perché è una cosa in più che si aggiunge. Bello, perché si incontrano donne in tutta Italia che mai sarebbero potute conoscere e trovare dei punti in comune. Quindi io so che con questo percorso c'è tantissimo, tutto bello, perché fare ordine è bello. E se poi hai fatto
con freschezza, con voglia, con originalità, con entusiasmo, questo ti riempi, ti ricarichi di questo anche tu. Quindi chi non si fida, basta che si guarda 200 ore qui sulla pagina Facebook e poi potrà almeno avere un'opinione effettivamente, perché sai, io penso che quello che io faccio è proprio per darvi la possibilità di scegliere sulla base di qualcosa. Perché se no, che scelte sono? Io non voglio essere quella che dice mi butto. Non ti devi buttare. Tu mi ascolti, ti guardi le tue dirette, ci pensi, perfetto, accedi al mini corso, c'è l'offerta, vuoi accedere? Hai la possibilità di scegliere sì o no, perché la vita è una scelta continua, ok? Quindi è questo il fatto, ma se siete qui in diretta, di sicuro, cioè, un motivo c'è, se no sareste entrate e uscite e avreste manco messo mi piace alla pagina, cioè, per dirvi. Quindi qualcosa vi piace, qualcosa vi attrae, qualcosa vi interessa? Andate a vedere le vecchie live, così mi conoscete. Perché io questo voglio darvi, la possibilità di scegliere in modo chiaro. Perché io insegno a tutte le leonesse a imparare a scegliere in modo chiaro. No dubbi. C'è una diretta, Dubbio Amletico, che è di un mese fa, penso ormai. Andatela a vedere, ok? No dubbi amletici. No. Dovete sapere esattamente il perché fate le vostre scelte, che cosa, perché lo fate, che cosa vi porterà, che cosa rivela di voi. Dovete sapere queste cose. E è per questo che io faccio le dirette, perché voglio che voi mi conosciate, voglio che voi sentiate da me quello di cui parlo, voglio che voi capiate che questo per me non è un passatempo, ma è il mio lavoro quotidiano. Io ogni giorno vedo case disordinate, situazioni di ogni giorno, telefono che aiuto. Anche situazioni che non sono neanche inerenti all'ordine, per farvi capire, quindi si parla proprio di crescita personale in generale, ok? Quindi è il mio lavoro, è quello che ogni giorno io vivo di questo, vedo questo proprio. E raga, nel momento in cui tu vedi case disordinate, situazioni in disordine, che fanno ordine, che è stato percorso, tu gli dai le soluzioni, ti chiedono aiuto, tu dai la risposta e le aiuti, purtroppo, cioè, come quella che vive di architettura, vuoi che non sappia di architettura? Eh sì. È la stessa cosa, è la mia materia, ognuno ha la sua materia. Ognuno sceglie che cosa, no, gli piace di più. Quindi è questo. Qui sulla pagina trovate tutto inerente alla crescita personale, perché di fatto è come l'ordine può aiutarti a cambiare e a crescere in alcuni aspetti della tua vita. E settori della tua vita, come tantissime adesso stanno vedendo, si vede anche l'aspetto economico, delle relazioni, della salute, tutti questi aspetti vengono affrontati nel percorso di riordine, per forza che ne accorgi. Ok? Quindi abbiamo leonesse che fanno scelte nelle relazioni, dopo poco, perché subito si accorgono di cosa le va stretto, no? Dopo i vestiti capisci che alcune cose, alcune persone ti stanno un po' strette, dopo i vestiti. E poi così, relazioni, poi ti rendi conto anche, no, di quello che, di cosa ti piace fare, ti guardi allo specchio, ti vorresti un po' prendere cura di te, fai scelte sulla salute. Abbiamo una leonessa che si è comprata il tapirulan, per dirvi, a fine percorso. Abbiamo leonesse che si sono tagliati i capelli. Tanto. Tagliati i capelli proprio, ho detto basta. Abbiamo leonesse che si stanno riavvicinando al proprio compagno, ai propri figli, che traslocheranno, cambieranno casa, cambiano lavoro. Leonesse che durante il percorso hanno cambiato lavoro, hanno detto basta, al capo. Hanno tutte fanno scelte nella loro vita. Sono scelte che rimandavano da tempo, ma perché? Perché non avevano fiducia in sé. Serviva soltanto capire che per fare delle scelte servono dei criteri. Io insegno ad avere dei criteri, a capire. E una volta che tu prendi fiducia in te, hai tutte le leonesse, motivazione, supporto, dici, basta, io voglio fare ordine dall'inizio alla fine. Ora dico scelgo me. E quindi faccio quella cosa che rimandavo da una vita. La faccio adesso. Perché ora è il momento di agire. Perché ora voglio cambiare. E quindi se non lo faccio adesso, quando? Mi devo accontentare ancora. Quindi sono scelte che poi vengono automatiche, naturali. Diventa naturale volersi bene. E io voglio che sia così per tutte voi. Dovete volervi bene in modo naturale, ok? Quindi. Ah, sto leggendo ora i vostri commenti, scusatemi. Ambra. Ma sapete che un sacco di gente mi chiamava Ambra? Comunque Alba, però mi è successo anche a pallavolo, mi chiamano Ambra, un sacco di volte mi chiamano Ambra.
In effetti, pensate che sulla parte di studio inerente a quello che dico, in realtà non sono molte riflessioni, un po' di spunti che sento che mi portano a riflettere. Però tanto riesco a mettermi nei panni anche in situazioni che non ho vissuto e a capire che cosa vive una persona così. Ecco perché riesco a dire certe cose. Ma certe cose anche che non ho vissuto, le riesco a raccontare come se mentre ve le racconto le sto vivendo sulla mia pelle. Oh, che bello, sto leggendo i vostri commenti. Grazie a voi per aver creduto in me e per adesso essere a fare ordine per cosa scelgo me e a ottenere i risultati che volete, che volevate da un po'. Ciao, mami. Ah, che carine. Guardate le stories su Instagram, le ragazze sono tutte entusiaste, ci sono giorni no, ma adesso grazie ad Alba abbiamo la soluzione per superarlo. Non pensare al problema, ma alla soluzione. Il percorso è la soluzione per qualsiasi donna che si trova in un momento di crisi. Brava. Esatto, un momento di crisi, fare ordine e imparare a gestire i cambiamenti. Nel senso che un cambiamento ti butta a terra, un ambiente depotenziante ti aiuta a ricordarti che tu hai già toccato il fondo, che non ti piace e che devi trovare una soluzione. E quindi devi metterti all'opera per andare avanti, non andare indietro. Quindi un ambiente del genere è importante. Importante scegliere la canzone giusta, Melina, tu mi hai stupito veramente con il cantante, io lo amo, quindi abbiamo una cosa in comune. Sappiamo tutto, potresti trovarci un giorno sotto casa, è vero, assolutamente. E Leonessa ha visto pure la mia casetta. Può essere che pensano che io sia giovane, però ragazze, ma io penso al fatto che è ora che una ragazza della mia età, 23 anni, parla di un settore che sa di muffa, cioè puzza proprio di muffa, tutte ste donne, tutte grandi. Io pensavo, sono stata da Marie Kondo, al corso di Marie Kondo, no? Perché mi sono certificata da lei, quindi sono una consulente con Mari e io insegno il metodo con Mari. E quando sono stata al corso di Marie Kondo io ero la più giovane. Tutte donne erano, tutte donne grandi, che vabbè, mi piace confrontarmi con persone grandi più grandi di me, ma ero la più giovane nella sala, ma poi anche la più giovane italiana nel mondo, ok? E quindi è stato bello perché ero la più giovane, ma tu sei giovanissima, che bella questa cosa! E in realtà l'ho sempre vista come un punto di forza perché capire già a giovane età scegliere la propria strada e non di far dare modo agli altri di scegliere per te fa capire che in realtà tu puoi insegnare agli altri a dire scelgo me, perché tu l'hai già fatto, quando in un'età dove tutti rimanderebbero, di fatto, ok? Che carine. Sono contenta, Carla, veramente. Tutto sul terrazzo di Alba a brindare, sì, cioè, a brindare scelgo, beh, qui sì, c'è spazio, eh. È una casa spaziosa, c'è tanto spazio. I soldi spesi per migliorarsi dentro sono sempre spesi bene. È una bellissima persona, trasparente come l'acqua. Ora devo, anzi voglio, fare ordine in casa mia e nella mia vita. Grande Rossella, assolutamente, molto seria. Ne ho assoluto bisogno. Io non so neanche che colore mi piace. Occhio. Ok, allora Rossella, sì, bisogna andare a vedere quali sono i colori. Come colorare la tua vita. Ecco, diciamo così. A me sono una cosa volta da ricominciare a me, farmi aspettare quest'anno l'autostima che mio marito mi ha tolto. Grazie ancora, prego. Se entri, scelgo me. Tu, Anna, non hai idea di quante donne che nella tua situazione che hai appena descritto sono nel percorso. Mi rendo conto di questo aspetto che è presente in tantissime, tantissime donne, che il marito non c'è più. È la vita, la vita. Melina, è bello il lavoro che stai facendo, la soddisfazione è il fatto di aiutare gli altri. Meravigliosa, brava Alba, ti ammiro molto, sono felice, grazie Carla. Allora, quindi l'idea è, Leonesse, che siete in ascolto, quindi il percorso scelgo me lo trovate qui in descrizione. Se non avete mai fatto accesso al mini corso gratis, quindi per poter accedere all'offerta scelgo me, mi scrivete qui in Messenger su Alberi Ordine, qui su Facebook, mi scrivete, tanto poi vi rispondo, e accedete al mini corso, quindi sono 4 giorni dura, ok? E potete quindi accedere all'offerta.
E poi su Instagram trovate le storie, vedetevi le vecchie dirette così vedete anche le altre leonesse cosa dico. Comunque sono sempre presenti le leonesse, sono molto contenta. Questo non è scontato, eh. Io non lo do mai per scontato, vediamo. Sono sempre molto grata, quindi grazie leonesse. Perché non è scontato che le persone che, a cui tu dai effettivamente uno strumento poi ti seguano. Ok, non è scontato, Quando vedete là fuori io vedo tantissime persone che dicono che aiutano, aiutano, ma sotto non c'è un cane, ok, che dice qualcosa, cioè che è nei suoi percorsi, non c'è uno. E io sta cosa, vivendo sulla mia pelle, ora ci faccio caso, fateci caso anche voi, ok? Perché molto spesso vedi numeri in diretta che non sono reali, quindi che magari pagano, comprano qualcuno. Io ho fatto le prime dirette, avevo 4 persone in diretta io, Cioè, sono partita e 4 persone, e vabbè, mamma, papà e fratello, ovviamente. Beatrice, parlavo con te, la mia con la mia psicologa oggi, condivido appieno il tuo metodo. Sono contenta, Beatrice, e so di questa cosa perché me l'avete detta in più persone. Cioè, ho seguito anche donne che appunto andavano da psicoterapeuta, psicologo, e avevano raccontato di loro, avevano raccontato di me a loro, e loro appoggiavano questa cosa, proprio questo percorso, fare ordine. Quindi questa cosa mi fa molto piacere, perché se anche gli esperti, anche appunto persone, no, qualificate, danno valore a questo percorso, allora vuol dire che veramente, no? Se anche altre persone lo supportano, e sono comunque persone che hanno studiato, qualificate tutto, allora prende ancora di più valore, ok? Confermano ancora di più quello che io penso e faccio. Quindi io vi invito a riflettere, guardare appunto questa diretta, anche quelle vecchie, e a dire scelgo me, ok? Noi le leonesse saremo molto felici di avervi nel percorso e di supportare, condividere e aiutarvi quindi nel vostro cambiamento, senza sentirvi mai soli. Questo è il fatto, perché da soli è tutto più difficile. Invece qua si crea un gruppo che poi rimane nel tempo. Abbiamo le leonesse che hanno finito il percorso, che ancora sono in contatto del gruppo, e così, quindi è meraviglioso. E so che quando poi faremo un grande evento, dai, lo faremo su, in cui ci incontreremo tutte, sarà meraviglioso che tra le leonesse potersi incontrare tutto, sarà meraviglioso. Perché? Perché potranno raccontarsi tutto il bello che è accaduto, che hanno vissuto dopo il percorso, quindi sarà un ambiente potenziante, molto bello, non vedo l'ora. Cosa succede? sì, è vero Melina, questo sì, confermo, perché esatto, poi con il tempo anche le cose cambiano. Ho visto qui adesso un commento, ma non so cosa è riferito. Comunque vi mando un grande abbraccio, una buonanotte, vi auguro tutti un buon riordino. E attivate le notifiche, venite a trovarmi su Instagram per vedere storie in evidenza, così vedete un po' quello di cui, cosa accade sul gruppo. Su Messenger mi scrivete se avete domande, informazioni, volete chiedere qualcosa, ok? Buonanotte, buon riordine, grazie a tutte per essere con me anche stasera, veramente vi sono sempre molto grata a tutto questo. Ciao a tutte, ciao leonesse, future leonesse, e la leonessa che c'è in una di voi che deve soltanto emergere, ok? Ciao! Ciao a tutte, un abbraccio!